Eccoci, buonasera, buonasera a tutti, bentrovati in questa seconda puntata di Potere e Pandemia, il ciclo di dibattiti online che Utrend, insieme al Circolo dei Lettori, propone per analizzare alcuni leader internazionali e come hanno gestito l'emergenza di questi mesi. Ovviamente guarderemo anche alle possibili conseguenze. Questa sera parleremo di due leadership molto diverse in Europa, quella di Angela Merkel in Germania e quella di Boris Johnson nel Regno Unito. Saluto Tonia Mastrobuoni, che è giornalista di Repubblica e corrispondente dalla Germania, si occupa di cose tedesche da molto tempo ed è profonda conoscitrice di quel paese. Grazie Tonia per essere con noi questa sera. Grazie a voi per l'invito, sono molto contenta di essere qui. E saluto Barbara Serra, che è giornalista di Al Jazeera English e conosce meglio di chiunque altro il mondo del Regno Unito. Ci raggiunge in questo momento in cui il Regno Unito sta, diciamo, uscendo forse un pochettino anch'esso dalla fase 1. Ne parleremo. Buonasera Barbara, grazie per essere con noi. Buonasera e grazie a voi. Allora, naturalmente l'invito che faccio a chi ci sta ascoltando sulla pagina del Circolo dei Lettori è quello di scriverci, di commentare, di inviare domande anche per le nostre ospiti. Staremo insieme circa 45 minuti e proveremo a toccare un po' di argomenti che hanno a che fare con queste due leadership, ma se avete spunti o domande non esitate a scriverli nei commenti. Comincio con Tonia Mastrobuoni, a cui chiedo, insomma, come valuta la leadership che Angela Merkel ha espresso in questa emergenza in Germania, partendo da uno spunto che è stato anche osservato da molti nella stampa internazionale, vale a dire il fatto che Angela Merkel abbia una formazione scientifica. Lei come formazione è diciamo, fisica e chimica, no? E quindi nell'ambito delle scienze naturali, c'è chi dice che questo suo elemento biografico abbia inciso nella sua guida del paese in questa fase. Tu come la vedi? Allora, quello che mi ha colpito di Angela Merkel, è anzitutto che lei non abbia mai fatto ricorso a un linguaggio bellico, no? Che è stato un po' invece la caratteristica, per dire, di Emmanuel Macron, quindi anche di una persona con cui lei è in grande sintonia. Merkel non ha mai usato il paragone con la guerra, della guerra, non ha mai detto il Covid è una guerra, non ha mai voluto dare questa impressione qui, però ha detto la più grande sfida dalla fine del secondo conflitto mondiale, quindi è sempre stata molto sui fatti, no? Ha detto è una sfida terribile dal punto di vista sanitario, è stata sempre molto lucida, molto chiara dall'inizio e devo dire la Germania, diciamo, ha avuto, tra virgolette, come dire, ha osservato molto da vicino l'Italia perché ha avuto un'evoluzione molto simile nella curva dei contagi e quindi, essendo sempre 10 giorni indietro, ha cercato di prendere una via un po' diversa rispetto al lockdown totale e ci è riuscita anche, credo, grazie a una capacità di disciplina che si è vista anche tra i tedeschi come tra gli italiani, insomma. Poi, naturalmente, hanno fatto molta impressione. Per esempio, ha fatto molta impressione il famoso video in cui lei spiegava che cos'è il tasso di riproduzione, no? Cioè, per cui si è messa lì, ha spiegato il tasso di riproduzione, significa che se è uno, io infetto una persona infetta una persona, se è più di uno, una persona infetta, non so, due, tre, quattro persone. Quel tasso, quel numero purtroppo non è stato capito poi da tante persone, perché ancora oggi si tende a usare moltissimo quel tasso di riproduzione R. Quando i contagi ormai sono minimi e quindi ogni variazione cambia anche il tasso, insomma anche variazioni minime. Quello è stato un episodio che però quel video è andato virale, no? E questa sua gestione, credo molto ferma, ma anche come dire, saggia della pandemia, è piaciuta molto ai tedeschi. Lei non ha mai neanche usato toni troppo allarmistici, ma molto realistici. Credo che se tu intendessi questo, Lorenzo, come approccio scientifico, ecco sì, ha avuto un approccio scientifico, naturalmente aiutata da un apparato
molto sostanzioso come quello tedesco, quindi un sistema sanitario che ha funzionato perfettamente, molto capillare, quindi in cui la malattia veniva intercettata già dal medico di base, no? Invece da noi ricordiamo tutti a un certo punto Giancarlo Giorgetti che disse: ma insomma, il medico di base non esiste più. Ecco, io credo che invece il medico di base qui sia stato un segreto del successo di Merkel e della Germania, perché ha intercettato spesso i malati, perché i malati non sono precipitati tutti in ospedale. E poi, vabbè, ci sono stati anche fattori di fortuna, per cui la pandemia non è andata così male come in Italia e in Germania, perché esplosa in posti non così fatali come gli ospedali e gli ospizi, come è stato in Italia, bensì, ad esempio, persone che tornavano dalle vacanze in Tirolo avevano contratto il virus. Sappiamo che c'è stato questo super focolaio Ischgl in Tirolo che ha infettato molti tedeschi. Le feste di Carnevale, dove tipicamente non vanno esattamente gli anziani. Quindi, diciamo, il suo approccio però a tutta questa evoluzione, questa pandemia è stato molto apprezzato dai tedeschi perché sobrio, mai sopra le righe, e come sappiamo i tedeschi hanno goduto anche di più libertà rispetto agli italiani perché non c'è stato mai lockdown pesante come da noi, i droni che inseguivano i cittadini, cioè queste cose anche un po' paradossali che ci sono state da noi, questi eccessi, no? Cioè in Germania si poteva uscire. In Germania anche i bambini sono stati in qualche modo graziati da queste forme più coercitive del lockdown, perché sono potuti uscire sempre se erano in compagnia dei genitori o di un parente stretto o di un convivente. Chiedo un po' la stessa cosa su un altro leader, a Barbara Serra, che ha seguito molto da vicino la situazione nel Regno Unito e quella in Italia, e quindi poteva vedere forse anche le differenze, no, di approccio. Quello che ti chiedo, Barbara, è come hai visto una leadership come quella di Boris Johnson, in realtà incoronata pochi mesi fa da un grande successo elettorale, perché a dicembre ha vinto le elezioni, diventando, diciamo, restando primo ministro, ma diventando un primo ministro molto più forte politicamente, e si è trovato a gestire questa che forse non era la campagna e la battaglia che si aspettava di dover gestire, no? Tutta la campagna elettorale del dicembre 2019 era giocata tendenzialmente su Brexit. Semmai il Labour cercava di inserire un po' i temi sociali e la sanità, ma ovviamente nessuno si sarebbe immaginato questa pandemia. E come ne è uscito Boris Johnson dal tuo punto di vista? Beh, diciamo che all'inizio, ovviamente, come dici tu, questo è un primo ministro che pensava solo a Brexit. E io credo che qui nel Regno Unito si è capito veramente l'importanza di quello che poi sarebbe diventata una pandemia quando finalmente Brexit non era più su tutte le prime pagine dei TG, o dei giornali. E non è solo che lui ha vinto le elezioni a dicembre, perciò comunque insomma lì da poco, ma anche il governo che ha formato non è solo un governo di conservatori, ma era proprio un governo quasi ideologico, perciò tra i conservatori, quelli che invece avevano dato a lui tutta la fiducia, ed erano molto pro-Brexit, perciò magari, vorrei dire, non necessariamente i migliori, ma sicuramente quelli che ideologicamente erano per una Brexit che voleva lui. Perciò quella è, diciamo, l'immagine del Regno Unito a gennaio, quando iniziano a uscire le notizie, insomma, prima dalla Cina, poi ovviamente dall'Italia. Io l'ho seguito da vicino perché ero in Italia a sciare, tornata qui dopo 10 giorni. Ci mettono in autoisolamento chiunque sia venuto dall'Italia, però se pensiamo al lockdown, qui il lockdown l'hanno fatto quasi 2 settimane, il 23 marzo, perciò quando l'Italia stava entrando in lockdown verso il 9-10 marzo, qui c'era Boris Johnson che consigliava agli anziani di andare in crociera, perciò se la Germania, da quanto ascoltando Tonia, ha imparato o almeno ha cercato di capire cosa stava succedendo in Italia, credo che la conclusione sarebbe che il Regno Unito o Boris Johnson non ha veramente imparato le lezioni che stava vedendo dall'Italia. Ora, diciamo due cose positive dell'Inghilterra che qui è successo come leadership, che il package, insomma, di assistenza economica per lo più ha
ha funzionato e per lo più tra vari schemi sta aiutando l'economia che soffrirà tantissimo, però almeno c'è stato delle cose positive su quello delle reazioni positive. E anche se si pensa alla ricerca per una cura, non tanto un vaccino, ma anche per una cura, allora l'Università di Oxford solo una settimana fa, ad esempio, hanno trovato che il dexamethasone potrebbe aiutare uno steroide che potrebbe aiutare. Perciò dalla parte di quel lato scientifica e economica, diciamo che si può dire che Boris Johnson magari ha fatto qualcosa o nel Regno Unito. E per il resto, diciamo che è stata ovviamente una leadership che è stata molto confusa dall'inizio e magari anche emblematico di questo è il fatto che poi proprio lui, dopo che il governo per settimane diceva social distancing, distanziamento sociale, diventa il primo leader internazionale che in effetti è finito in terapia intensiva, perciò anche lui si è preso il coronavirus. Io credo che dall'inizio c'è stata una confusione nel messaggio, perciò anche quando, e devo dire, come la Germania, qui non c'è mai stato un lockdown che si avvicina anche minimamente a quello che io so avete vissuto in Italia. Perciò, ad esempio, qui si poteva sempre uscire per una passeggiata, doveva essere un massimo di un'ora, ma nessuno ovviamente lo poteva controllare. I bambini potevano sempre uscire, non era obbligatoria la mascherina, che ancora veramente non rimane, non è obbligatoria a meno che non vai nei trasporti pubblici. Ma il messaggio è sempre stato confuso. Perciò, anche quando ho iniziato a menzionare un lockdown, all'inizio era sempre un po' come un consiglio. Perciò di tenere un po' lontano, lavarsi le mani, eccetera. Invece, solo dopo il 23 marzo, ad esempio, lui dice veramente: ok, la gente deve rimanere in casa. Perciò, dall'inizio, un messaggio confuso. Poi, anche qui ci sono stati vari casi di gente legata al governo, i consiglieri scientifici che si sono trovati loro stessi che non hanno osservato le loro regole, perciò diciamo questo nel pubblico causa anche una mancanza di fiducia nel governo. E ancora ora, alla fin fine, sai, anche se uno vuole essere generoso con Boris Johnson, guarda i numeri, credo che gli ultimi numeri siano 42.000 e qualcosa morti, si pensa che il numero reale potrebbe essere 50.000, che per un paese con una popolazione più simile all'Italia che non alla Germania, è ovviamente un dato abbastanza tragico. E forse quello che si nota ancora ora dall'Inghilterra guardando le TV e gli altri paesi, mentre gli altri paesi stanno allentando un lockdown, mentre gli altri paesi ora, insomma, si vede gente che è fuori a prendere un caffè o un ristorante, qui ancora non si capisce bene e lo sta facendo poco a poco, insomma, quando si entrerà nelle prossime fasi. Perciò dall'inizio io credo che forse Boris Johnson, il fatto che lui stesso abbia sofferto di coronavirus e che tutto il paese, insomma, ha un po' tenuto il respiro sospeso perché il primo ministro era in terapia intensiva e il resto del governo era stato messo insieme letteralmente un paio di settimane prima, diciamo che quello forse gli ha comprato un po' di empatia da parte del pubblico. Però sicuramente non c'è molta fiducia in come ha gestito la situazione il governo, proprio perché alla fin fine i numeri parlano chiaro, i numeri di morti sono, insomma, molto alti se si pensa che il Regno Unito ha visto i focolai crescere dopo che c'era già stato l'esempio italiano. Tonia, torno da te. La Germania, come sappiamo, è un paese federale, no? In cui il governo centrale ha alcuni poteri, ma i Länder, gli stati, ne hanno altri. Tu come hai visto, dal tuo punto di vista, la cooperazione tra leadership nazionale e leadership locali in Germania? Ed è una domanda che ho fatto la settimana scorsa a Alessandra Sardoni e a Sofia Ventura, perché in Italia e in Francia, diciamo, qualche crepa c'è stata da questo punto di vista. In Germania come ha funzionato? Beh, anche qui l'hai detto tu, appunto, è uno Stato federale che ha competenza esclusiva su alcune materie chiave, come per esempio la scuola. C'è stata una grande, diciamo, in realtà una grande disciplina nel poi seguire le indicazioni generali del governo, no? Per esempio sul tipo di lockdown oppure sul fatto che le scuole andassero chiuse per un certo periodo. Poi ognuno le ha riaperte un po', scadenzando diversamente i tempi, anche in base, per esempio, alla maturità, perché a un certo punto il governo ha deciso che le ultime classi
sarebbero tornate a scuola e quindi c'era bisogno di fare la maturità. Berlino, per esempio, è stata una delle prime di nuovo a fare gli esami, a organizzare gli esami, quindi già si è tornati a scuola. Però è vero che c'è stato un tentativo di alcuni governatori in particolare di profilarsi, di esporsi particolarmente in questa fase per un motivo molto semplice, perché come sappiamo, a dicembre c'è un congresso molto importante della CDU, del Partito Cristiano Democratico, il partito di Angela Merkel. Annegret Kramp-Karrenbauer, dopo uno scandalo che ha riguardato le elezioni in Turingia, si è tirata indietro, ha detto: io non voglio più essere la candidata al post Merkel, non sarò più presidente fino all'anno prossimo della CDU e quindi bisogna eleggere un nuovo presidente della CDU e un nuovo candidato alla cancelleria. Non è detto che le due cose coincidano e i tre candidati al momento sono il presidente, i quattro candidati sono il presidente della commissione esteri, Norbert Röttgen, che non ha avuto ruolo ovviamente nella pandemia perché appunto è una figura, è un parlamentare. Però poi è stato molto importante, c'è stata una sorta di duello a distanza tra Armin Laschet, che è il governatore del Nordrhein-Westfalia, che è anche uno dei favoriti alla successione di Angela Merkel, e il governatore della Baviera, che è il leader della CSU, dei cugini bavaresi, dei conservatori, che però potrebbe essere un candidato non alla presidenza della CDU, ma alla cancelleria. Allora, loro due sono stati i governatori, diciamo, più agli antipodi. Laschet è stato il governatore della regione più popolosa della Germania, quella anche delle vecchie acciaierie, delle fabbriche e adesso anche dei nuovi focolai, no? Quelli dei macelli, dei mattatoi. E Laschet è stato sempre molto più, come dire, aperturista, più liberale, ha sempre detto molto più ansioso di aprire di nuovo tutto. Invece la Baviera è stata una delle regioni più rigorose, anche più severa, diciamo, della Germania federale nel lockdown. Quindi c'è stato, diciamo, in questa fase così delicata, un po' di gioco politico per mettersi in evidenza in un momento, devo dire, molto delicato. Non l'hanno fatto con troppa arroganza, perché altrimenti sarebbe stato anche un po' cinico, diciamo, perché sarebbe stato sulla pelle dei cittadini tedeschi, però c'è stato questo chiaro tentativo dei due, diciamo, galli nel pollaio di conquistare le prime pagine attraverso un'impazienza maggiore oppure una severità maggiore nella gestione della pandemia. Torno da Barbara Serra perché Tonia Mastroboni parlava della successione a Angela Merkel, poi tra poco torneremo sulle prospettive, anche sulla partita europea giocata da Angela Merkel, però venendo al Regno Unito, parlare della leadership di Boris Johnson, abbiamo detto, sancita poi dal voto nelle general election di dicembre, significa anche un po' però parlare del campo avverso, no? Il Labour ha archiviato la leadership di Corbyn dopo quelle elezioni e oggi Boris si trova con un nuovo avversario, un nuovo leader dell'opposizione che è Keir Starmer. Anche i sondaggi mostrano, diciamo, che in questo periodo sembra aver conquistato una discreta popolarità, un discreto apprezzamento nell'opinione pubblica britannica. Tu come lo vedi come anti-Boris, il nuovo leader laburista Keir Starmer? Sicuramente lui, Sir Keir Starmer, ha un passato legale, perciò quando ci sono ora di nuovo le domande al Parlamento, lui è molto forensico con Boris Johnson, mentre Boris Johnson, anche chi lo sostiene, i grandi ammiratori, non direbbero che è un uomo del dettaglio. Lui è un po', insomma, la figura, il leader, molto, insomma, carismatico. Invece Keir Starmer è molto dettagliato, molto forensico. Sai cosa direi però? Che non è solo Keir Starmer, io credo che quello che è successo, perché noi parliamo del Regno Unito, però in effetti ci sono quattro nazioni qui, perciò l'Inghilterra, la più grande, ma poi Galles, Irlanda del Nord e Scozia. E io credo Nicola Sturgeon, il capo, insomma, del governo scozzese, forse, se dovessi dire che c'è stato non un anti-Boris, ma qualcuno che veramente mostrava una maniera diversa in cui si poteva gestire questa situazione, allora è stata proprio Nicola Sturgeon e la Scozia. E spesso abbiamo visto le altre tre nazioni del Regno Unito, perciò Galles, Scozia e Irlanda del
Corea del Nord fare cose diverse. Perciò, ad esempio, loro hanno allentato il lockdown e dopo, insomma, hanno preso molte decisioni dopo Boris Johnson in maniera diversa. E anche magari un esempio che c'è stato è che quando una delle consigliere di Nicola Sturgeon, scientifica, è stata beccata, insomma, che stava andando a una casa estiva che non avrebbe dovuto fare durante il lockdown, si è dimessa subito, mentre invece nel Regno Unito, cioè a Londra, nel governo di Downing Street, abbiamo visto Dominic Cummings, che è l'advisor più necessario, più importante per Boris Johnson, che invece anche lui, insomma, ha infranto il lockdown e crucialmente non si è dimesso. Perciò io credo che, come tanti paesi, politicamente all'inizio tutti erano abbastanza uniti. E poi sì, ora veramente vediamo comunque Keir Starmer nei primi mesi della sua leadership di Labour, però tornando al punto devo dire che forse la differenza più marcata è sempre stata vista perché Keir Starmer comunque parla nell'astratto, invece con Nicola Sturgeon in Scozia, che è tra le nazioni la più grande, dopo l'Inghilterra, lì vedevi invece l'impatto reale come la stava gestendo. Detto questo, è difficile da paragonare perché sì, ci sono quattro nazioni, ma l'Inghilterra come numeri è di gran lunga la più grande, con insomma l'alta popolazione, poi con un centro come Londra, che comunque è uno dei grandi centri globali e ovviamente sarebbe diventato uno dei focolai nazionali. Peraltro, appunto, la Scozia, ma anche l'Irlanda del Nord sono due questioni un po' irrisolte, no, del passaggio Brexit per motivi diversi, ma da tempo si dice che potrebbe esserci in quel rapporto tra Londra e l'Irlanda del Nord e tra Londra e la Scozia un nodo importante, no? Sì, per ragioni un po' diverse, però sicuramente tornando alla Scozia, ora che sì, cioè è ovvio che la Brexit tecnicamente è già successa, ma ora ci sarà, si spera, un accordo, o forse no, ancora un po' tutto per aria, però potenzialmente è una la cosiddetta hard Brexit, siccome la Scozia comunque ha votato per rimanere, e allora Nicola Sturgeon vede un'ovvia possibilità di avere un altro referendum per l'indipendenza scozzese. Perciò ovviamente nel retroscena c'è anche la politica e Brexit. Ora un po' si sta risentendo parlare, insomma, dei negoziati, perché anche coronavirus o no, il tempo va avanti e sia fino alla fine dell'anno più o meno per arrivare, se si arriva a una specie di accordo. Perciò anche lì c'è, insomma, sì, la politica c'è, però devo dire all'inizio, oltre quello, proprio quando c'erano le prime settimane di shock, era proprio si vedeva la maniera diversa di gestire la crisi coronavirus. Perfetto, Tonia, vengo da te perché c'è una questione che oggi abbiamo un po' dimenticato, ma che riguarda proprio Angela Merkel e la sua leadership, ovvero il fatto che ormai da qualche tempo era considerata da molti una leadership, non dico in declino, ma comunque nella sua fase conclusiva, no? Lei è cancelliera dal 2005, quindi insomma è una leadership lunghissima. È impietoso quando si vedono tutti i primi ministri italiani, ad esempio, che si sono succeduti in questi 15 anni a fronte di una cancelliera che è sempre stata Angela Merkel. Bene, questa lettura di una leadership che andava un po' a chiudersi, come viene cambiata da quello che è successo? Oggi Angela Merkel si è rafforzata indubbiamente, ha ripreso anche l'iniziativa in Europa diciamo, sulle misure economiche post-crisi. Tu pensi che abbia ancora qualche cosa da dire, Angela Merkel? Assolutamente sì. Allora, a quello che dicevi tu giustamente, aggiungo questo. Quando a gennaio i sondaggi, che sono diciamo la tua materia, dicevano che molti tedeschi volevano vederla lasciare la cancelleria già prima della fine dell'anno, molti con cui io parlavo della CDU dicevano che lei era diventata una presenza in qualche modo anche dannosa per il partito. E c'era stato quasi come dire, un episodio che aveva, alcuni episodi che avevano quasi reso fisicamente questo epilogo, no? Da leader ormai infranto, da leader, poi la presidenza della CDU l'aveva già ceduta un anno e mezzo fa, quindi non era neanche più la leader della CDU, era solo, tra virgolette, una cancelliera,
al tramonto, si parlava di Merkel-Dämmerung. Ricorderete che pochi mesi fa c'era stato anche quel frangente in cui le tremavano le gambe, quel momento in cui lei non riusciva più a fare il saluto ufficiale quando c'erano i capi di Stato e di Governo perché le tremavano le gambe e si era dovuta sedere, che sembrava proprio una sorta di malessere simbolico del suo declino, no? Dunque, quindi a gennaio questi sondaggi impietosi che dicono i tedeschi, dicevano vogliamo che te ne vai sostanzialmente, arriva la pandemia e la pandemia è stato un incredibile, di nuovo trampolino di lancio, un rilancio, un momento di rilancio della sua popolarità incredibile. Oggi la CDU ha il problema esattamente opposto, cioè la CDU è tornata nei sondaggi al 40%, una percentuale che non si vedeva da anni e anni. Mi ricordo che nel 2013 la CDU prese il 41 e passa per cento, cioè Merkel sfiorò quasi la maggioranza assoluta, quindi un numero incredibile. E oggi la CDU è davanti al dilemma opposto, che dice noi non sappiamo se c'è un erede in questo momento capace di mantenere questo 40% che lei ha conquistato con questa sua magistrale gestione della crisi, molto calma, molto e poi, come ho detto prima, anche naturalmente favorita da un sistema tedesco che ha funzionato molto bene e anche da qualche fattore di fortuna. Allora, sull'onda di questa grande forza che le è stata data dalla popolarità, avendo sondato il suo partito a fondo, perché quello è qualcosa che lei fa sempre, avendolo ricompattato attorno a sé, Merkel ha fatto il grande salto in Europa. Questa è stata la sequenza più o meno. Cioè, lei ha osato scommettere su quest'ultimo semestre di potere intatto che avrà, perché da luglio a dicembre Merkel avrà una finestra di opportunità enorme. Sarà il semestre di presidenza tedesca, come hai detto giustamente, come ricordavo tu, Lorenzo, ma sarà anche l'ultimo di potere pieno, perché a dicembre si deciderà il nuovo leader della CDU e poi comincerà la campagna elettorale in Germania per il 2021, per settembre, quando si eleggerà un nuovo cancelliere. Questo è il frangente in cui Merkel vuole ottenere molto in Europa e ha già cominciato a dimostrarlo. Primo, con la fuga in avanti, diciamo, questa proposta franco-tedesca molto coraggiosa per essere una proposta tedesca, cioè 500 miliardi di trasferimenti del Recovery Fund, che poi è un piano che è stato ovviamente ingigantito da Ursula von der Leyen, ma diciamo già questa concessione di soldi che vengono regalati ai paesi in difficoltà e non dati in prestito, come prevedono gli altri strumenti europei che sono stati varati, cioè l'allargamento del Fondo Salva Stati, il SURE, no? La BEI, sappiamo che lì ci sono tutti i crediti. Ecco, quindi in qualche modo Merkel ha fatto un grande gesto di generosità. E poi si è buttata alle spalle tutti quei tabù che avevano imbrigliato l'Europa per anni e anni. Cioè, ricordiamo quante volte anche Mario Draghi disperatamente ha detto alla Germania spendete di più. Ebbene, la Germania ha messo sul piatto 1.300 miliardi, ha spazzato via, ha dimenticato il pareggio di bilancio, ha messo sul piatto 1.300 miliardi per la propria economia, che naturalmente sono anche un grande volano per il resto dell'Europa, no? Perché è la più grande economia europea. E in più, adesso la sua ambizione non è solo questa, la sua ambizione è anche quella di, per esempio, fare un buon accordo non solo sulla ricostruzione dell'Europa, ma anche sui migranti. Sappiamo che anche questo sarà all'ordine del giorno nei prossimi mesi. E poi c'è la grande questione del ruolo geopolitico dell'Europa in mezzo a due superpotenze che si stanno guardando da tempo in cagnesco come gli Stati Uniti e la Cina. Ho parlato e concludo poco fa con un analista molto molto fine, insomma, dei rapporti con la Cina, che dice che in sostanza questo grande momento di unità europea sarà fondamentale per non rimanere schiacciata in questa corsa, primo in questo momento elettorale come al solito erratico della presidenza Trump, e una Cina che ha cambiato totalmente atteggiamento durante la crisi, che è diventata più aggressiva, più assertiva, che ha cercato di nascondere le sue bugie con una propaganda in stile russo. Però, insomma, tornando alla Germania, ecco, la Germania e l'Europa sanno anche, Merkel lo sa, che questi saranno mesi cruciali
ritrovare un'unità e mettersi, diciamo, tra queste due superpotenze senza rimanerne schiacciati. Hai richiamato Stati Uniti e Cina che saranno poi protagonisti dell'ultimo dibattito di lunedì prossimo, Stati Uniti e Cina, cioè Trump e Xi Jinping. Avremo Lucia Annunziata e Giada Messetti a parlarne lunedì prossimo, Bello. sempre alle 21, qui sulle pagine del Circo dei Lettori. Quindi ci hai dato, diciamo, un'anteprima su un tema che toccheremo. Vado da Barbara Serra perché Tonia citava il voto americano e mi interessava capire come vedi la leadership di Boris Johnson, che è sempre stato considerato un leader politico piuttosto simpatico a Trump, mettiamola così, c'è chi poi li considera molto vicini, c'è chi dice che sono meno vicini di quel che sembra, ma a prescindere da questo, da questa sintonia personale, è chiaro che il Regno Unito post-Brexit guarda anche a fuori dall'Europa e quindi agli Stati Uniti, con cui c'è una relazione ovviamente speciale, come la chiamano loro, no? La special relationship. La domanda che volevo farti è se pensi che l'esito delle elezioni presidenziali americane, Trump-Biden, potrà avere un effetto su queste ambizioni che poi riguardano Boris Johnson, ma in generale il paese. Dopo la Brexit. Beh, sicuramente, sai, altri 4 anni di Donald Trump avranno, se succedono, avranno un enorme impatto in tutto il mondo. Da ricordare anche che il referendum originale, cioè quando il Regno Unito ha votato per la Brexit, è stato in effetti prima dell'elezione di Trump, perché qui si è votato a giugno e poi Trump è entrato alla Casa Bianca, è entrato a gennaio, ma insomma a novembre di quell'anno è stata l'elezione. Perciò, e se posso dirti, io capisco perché molta gente spesso metta Donald Trump e Boris Johnson nella stessa categoria. Io vedo delle enormi differenze. Credo che Trump sia abbastanza, insomma, unico, magari più simile a Bolsonaro, ma non credo che Boris Johnson si possa paragonare a lui. Sicuramente era sempre quello di cui si sentiva parlare prima del referendum, la special relationship, non solo con gli Stati Uniti, ma anche con il resto del Commonwealth, che insomma, dice, vogliamo chiamarlo l'ex, quello che era l'impero britannico. Cioè, tutte quelle cose un po' con la presidenza di Trump negli ultimi anni sono state un po' riviste. Io credo che la cosa interessante è che questo doveva essere l'anno della Brexit, o insomma il futuro di un Regno Unito fuori dall'Europa che magari insomma, riprende una posizione, non quella di prima, ma insomma una posizione importante nel mondo. Io credo che quello anche i grandi sostenitori della Brexit un po' se così l'hanno visto svanire davanti agli occhi, non necessariamente perché io sicuramente non ho votato Brexit, ma non è necessariamente un disastro totale per il Regno Unito a lungo termine, però quello che il mondo vivrà nei prossimi anni, insomma, da un punto di vista economico, sembra abbastanza disastroso. Perciò io credo che se vince Biden, ovviamente cambierebbe un pochino la dinamica, ma io credo che la Brexit ora è quasi, non è che inimmaginabile, è difficile capire quanto sarà danneggiato il Regno Unito, che ricordiamoci ancora non è aperto, perciò anche se Boris Johnson da un punto di vista economico ha messo insieme dei sostegni che stanno andando relativamente bene, il Regno Unito non sta riaprendo come ha riaperto insomma, certe parti dell'Europa. Perciò da un punto di vista economico sicuramente sarà uno dei paesi che soffrirà di più. Perciò sì, la Brexit di cui si parlava tanto ora è ancora più confusa di quanto era prima e questi negoziati che dovevano in quest'anno, che già era poco tempo, arrivare a una specie di soluzione, arrivare a una specie di accordo, siamo già a metà, a fine giugno, insomma non si è andato avanti come si doveva fare. Perciò veramente tantissimi incogniti di cui forse il prossimo presidente americano non è neanche il più importante. Barbara, resto da te per porti una domanda che è arrivata tra i commenti e che è interessante perché effettivamente riprende un po', diciamo, collateralmente la questione Brexit. Ci chiede Francesco, insomma, la sostanziale fine della questione Brexit, se porterà al declino, dice Francesco, di Brexit Party o comunque di quella parte di
di politica britannica che ha usato l'uscita dalla UE quasi come unico punto di agenda. Tu pensi che assisteremo a questo cambiamento nel sistema politico Stavo britannico? guardando la domanda di Francesco Magni proprio perché la sto vedendo qui. Sai, in un certo senso il Brexit Party per sé non è mai esistito, nel senso che o fosse UKIP o Brexit Party era solo Nigel Farage, che era, diciamo, la voce del partito conservatore, anche se fuori dal partito, che esprimeva sempre e per decenni ha spinto questo messaggio contro l'EU. Sai, il referendum è stato vinto, cioè ora è da vedere che fase prenderà la Brexit. Niente sarà mai abbastanza per Nigel Farage e altre persone, ma credo che per lo più nel partito conservatore chi era contro la permanenza nell'Unione Europea, più o meno ora insomma è soddisfatto. Perciò io sì, credo che per ora sì, però è tutto da vedere se ci sarà un accordo, perché la possibilità di un'uscita senza un accordo ora col coronavirus, rimane comunque molto reale. Tonia, vengo da te per chiederti, diciamo, l'altra metà della domanda di Francesco Magni che abbiamo affrontato adesso con Barbara sul lato britannico. La domanda è se secondo te la ripresa di centralità di Angela Merkel toglierà spazio a AfD, Alternative für Deutschland, che come sappiamo è il partito della diciamo, destra euroscettica che ha Sì. recuperato spazio da, proprio dal declino forse anche della leadership Merkel, no? Come la vedi? Sì, allora l'AfD adesso è crollata sotto il 10%, quindi è esattamente vero. L'AfD è stata molto altalenante durante la crisi perché all'inizio ha chiesto che ci fosse un lockdown molto più duro di quello che aveva deciso il governo. Quindi, poi a un certo punto responsabilmente ha taciuto, perché in un momento drammatico in cui anche dall'Italia, per esempio, una cosa che ha fatto molta impressione qua è quando sono arrivate le immagini di Bergamo, no? Quindi dei cadaveri che venivano portati fuori dai mezzi militari, mi hanno detto che è anche una cosa che ha fatto molta impressione a Merkel, al governo, così. Ebbene, quindi l'AfD in Parlamento poi si è in qualche modo adeguata alle decisioni del governo dopo una prima richiesta di misure molto più severe. A un certo punto ricorderete che verso la fine del lockdown, quando si cominciava già a riaprire qualcosa, hanno cominciato a scendere in piazza questi sorta di, giustamente ribattezzati dai tedeschi covidioti, cioè neonazisti, negazionisti del virus, Novax, estremisti di destra, di sinistra, una cozzaglia strana che si vedeva tutti i sabati a Berlino e in altre città, per protestare contro la restrizione di libertà personali e una presunta dittatura. Ecco, a queste manifestazioni sono cominciate a comparire a un certo punto anche esponenti dell'AfD e anche dei noti militanti noti per la loro vicinanza alla Russia, attivisti russi, filorussi, eccetera. Quindi, mentre all'inizio avevano chiesto chiudete, 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 verso la fine come dire, hanno fatto l'opposto, sono scesi in piazza cercando di cavalcare questo movimento, sono stati visti come gregari semplicemente e ci si è resi conto anche di una posizione ridicola, diciamo, e opportunista assunta no, dopo una pandemia dove sostanzialmente avevano taciuto. Io penso che, e oltretutto in questa fase l'AfD, ma non mi dilungherò su questo perché è molto complicato, però sta vivendo sostanzialmente delle lotte intestine ferocissime. Che ne decideranno il futuro? Perché la destra oltranzista, questa ala Flügel, che è stata anche dichiarata pericolosa dagli servizi segreti e quindi messa sotto osservazione perché troppo estremista di destra, sta cercando di detronizzare, diciamo, l'ala moderata dai vertici dell'AfD. Quindi è una battaglia, diciamo, che deciderà quanto diventerà radicale la destra in Germania, e non è una questione da poco, perché questo partito nelle regioni dell'est ha tra il 20 e il 25% dei voti, quindi è una partita molto molto interessante e molto pericolosa. Barbara, ti propongo la domanda di Alessio, nei commenti, che ha a che fare con la percezione che hai potuto vedere tu da Londra,
dell'operato e della gestione italiana. Chiede Alessio, insomma, se l'Italia è stata percepita nella gestione dell'emergenza come un modello virtuoso o invece come un caso di inadeguata gestione della crisi. Forse c'entrano anche i tempi, no? Nel senso che in tutta una prima fase sembrava che il virus ci fosse quasi solo in Italia. Tu come hai vissuto questo Quello doppio osservatorio? assolutamente. Sono d'accordo con Tonia quando dice che insomma, che in Germania quelle immagini di Bergamo con i camion dell'esercito che portavano le bare, io credo anche nel Regno Unito, cioè per me quelle rimangono quasi dall'Europa le immagini più scioccanti del coronavirus. E qui è veramente stato abbastanza traumatico vederlo anche, cioè, insomma, sui TG e vedere come se ne parlava qui. Io credo che si è capito presto che comunque si parlava della Lombardia e che la Lombardia ha un sistema sanitario, insomma, tra i migliori d'Europa, e perciò che era qualcosa da prendere seriamente. Io credo che quell'immagine abbiano terrorizzato molto il Regno Unito. E infatti però c'è anche da dire che per varie ragioni il sistema sanitario qui non è mai stato sopraffatto come quello in Italia, anche perché c'erano quelle settimane di preparazione, anche perché i focolai, insomma, tra Bergamo e Brescia sono centri abbastanza piccoli, perciò non è mai stata vissuta nella stessa maniera. Perciò come è stato visto? Io credo bene, sicuramente ho fatto molte interviste, insomma, nelle settimane della crisi, quando era più focalizzata sull'Italia, con esperti italiani che parlavano proprio di collaborazione che stavano avendo con i colleghi degli ospedali britannici, perciò che molti medici nel Regno Unito stavano proprio cercando gli esperti negli ospedali insomma, della cura intensiva in Lombardia proprio per capire insomma, com'era questa malattia, come gestirlo, come cercare di curarlo prima di avere delle cure o vaccini specifici. Perciò io credo, ovviamente ci sono stati dei commenti stupidi da certi commentatori, insomma, che dicevano: ah sì, gli italiani vanno in lockdown perché non vogliono lavorare, bla bla bla, ma quello è stata veramente una minoranza perché poi si è capito subito invece che la situazione era seria ovunque. Perciò io credo che è stato visto, cioè che la risposta medica almeno italiana è stata vista in maniera positiva e sicuramente tantissimi dottori britannici hanno avuto l'opportunità di imparare dai loro colleghi italiani. Tonia, ricordo, insomma, nelle prime fasi dell'emergenza, no, spesso riprendevo anche su Twitter informazioni che giustamente raccoglievi rispetto alla questione dei morti, di come venivano conteggiati in Germania, perché c'era tutto un filone Fatica. semi-complottista, no, che Sì. all'inizio sembrava dire che in Germania i morti venivano occultati, insomma, così Sì. ovviamente non è, e tu hai ben informato. La domanda di Alessio che abbiamo adesso visto rispondere, a cui abbiamo visto rispondere Barbara, la Germania come ha visto la gestione italiana? Tedeschi, diciamo, hanno una cultura, una concezione anche della cosa pubblica molto diversa, no, dalla nostra. Sì. In questa fase, come hai visto la percezione loro? Allora, da un lato c'è stato appunto quello che diceva Barbara, una grande ammirazione, un grande shock anche per Bergamo, ma devo dire anche una grandissima sorpresa per la disciplina degli italiani, cioè per la capacità degli italiani di in qualche modo controllarsi, di stare a casa, di fare qualcosa che vuol dire per molto meno qui ci sono state manifestazioni di piazza, no? Cioè per un lockdown molto più leggero. Quindi i tedeschi erano molto ammirati. Mi ricordo questa paginona della Bild, che è il tabloid principale in Germania, il gruppo editoriale più grande d'Europa, l'Axel Springer. Insomma, la Bild è la pancia del paese, o pretende perlomeno di interpretarla, e a un certo punto ha fatto una copertina mettendo un'altra immagine iconica dell'Italia di quei terribili giorni era ovviamente l'infermiera addormentata, no, sul tavolo, ripresa da dietro. Quella è stata un'immagine iconica che la Bild ha schiaffato a un certo punto a tutta pagina. Devo dire che ancora adesso mi commuovo un po' a pensare a quella prima pagina, perché
a quella pagina, non era una prima pagina, insomma, una pagina interna in cui si diceva forza, insomma, Italia ti amiamo, solite cose. Qualcuno ha detto, ah, è stata una cosa patetica, secondo me è un commento molto stupido e non dà conto, e non, come dire, un commento che dica che è banale, stupido, una pagina del genere, vuol dire non conoscere per niente la Germania. Perché Bild è un giornale rigoroso, un giornale che spesso e volentieri ha fatto delle pagine terribili sulla Grecia, contro la Grecia durante la crisi. Quindi non è scontato che facesse una pagina in cui esprimesse appunto tutto il suo amore per, no, per noi, pieno di luoghi comuni, Rimini, le cose anche, come dire, vecchie, no? Cioè di una generazione prima della nostra. Ma devo dire, c'è stato un grande moto di affetto nei confronti del nostro paese. Non si sono quasi percepite le critiche, diciamo, al sistema sanitario, anzi, come diceva Barbara, anche qui la Lombardia aveva la nomea di essere una delle regioni migliori d'Europa, no? Poi, durante la crisi, abbiamo capito che c'erano stati, insomma, sono stati fatti, credo, molti tagli nei modi sbagliati negli ultimi anni, però si capiva che era proprio un paese, una regione alle prese con qualcosa di gigantesco, apocalittico, e non che nessuno poteva in qualche modo amministrare meglio. Vorrei chiudere con un flash veramente rapido, perché appunto stiamo in conclusione, che viene dalla domanda di Nadir, che vedo adesso nei commenti. Super flash, Barbara, immigrazione, cioè un tema che ha detto tantissimo della politica britannica negli ultimi tempi. È sparito? È in secondo piano, ma tornerà? Allora, prima di tutto io credo che il dibattito immigrazione qui è sempre stato un po' diverso perché credo che in Italia quando noi parliamo di immigrazione pensiamo all'immigrazione che arriva dall'Africa o dal Medio Oriente o anche più oltre, qui invece era molto puntato sull'immigrazione europea, perciò hai tanta gente che diciamo potrebbe essere quello che noi consideriamo anti-immigrazione che ti dicono noi non siamo contro l'immigrazione ma contro l'immigrazione non regolata. Se ne è parlato relativamente meno, quello di cui si sta parlando tantissimo nel Regno Unito ora sono le proteste di Black Lives Matter e tante insomma diciamo, autoanalisi del pubblico britannico per la propria storia, delle statue, insomma, sicuramente l'avete seguito molto, che quello in un certo senso si lega all'immigrazione più quella storica del Regno Unito, perciò la gente che è qui seconda, terza generazione. Perciò diciamo che da che Brexit è stato tolto dalle prime pagine dal coronavirus, ora per un po' il coronavirus è stato tolto dalle prime pagine da Black Lives Matter. Non è la stessa cosa, non è la stessa dinamica in tutti i paesi, ogni paese ha la propria, insomma, la propria storia con cui magari deve fare i conti, però io direi che il tema immigrazione era un pochino legato a quello e si sta ancora, insomma, parlando, insomma, è un discorso che in effetti è iniziato da poco. Ottimo, Tonia, in chiusura, la questione Sì. migranti anche in Germania ha pesato molto negli ultimi anni, no? Assolutamente, però la Germania, come dire, questa dei migranti, la mancata promessa dell'Europa all'Italia, alla Spagna e alla Grecia, no? Che i paesi che appunto di primo approdo. Quindi credo che Merkel, anche un po' che ha chiesto scusa, perché dal 2015 a oggi non si è trovata una soluzione valida né per la questione degli accordi di Dublino né per la questione dei ricollocamenti. Ecco, aveva l'ambizione, credo, di risolvere molti di questi problemi in questo semestre. Naturalmente. È una trattativa che si incrocia con quella del Recovery Fund, no? Perché inizialmente, e concludo, l'idea era quella di dire, benissimo, d'ora in poi legheremo i fondi strutturali che diamo alla Polonia, all'Ungheria, eccetera, questi paesi che si rifiutano di prendere quote di migranti, li ridurremo se loro non si prenderanno quote di migranti oppure daremo più soldi ad altri paesi. Adesso è diventato tutto un po' più difficile perché di mezzo c'è il Recovery Fund e c'è la necessità di convincere Polonia, Ungheria, eccetera, a dire di sì al Recovery Fund. Quindi credo che sia di nuovo una trattativa un po' in salita, ma penso che sia una di quelle cose che Merkel voglia affrontare in questi prossimi 6 mesi e credo che sia anche fondamentale che lei abbia capito che la promessa mancata del 2015 è stata quella che ha fatto vincere i populisti in Italia e in altri paesi. Cioè, in qualche modo quella questione ci ha un po' regalato Salvini, questo Merkel lo sa.
Perfetto, andiamo a chiudere. Io ringrazio moltissimo Barbara Serra e Tonia Mastrobuoni per averci guidato in questa analisi comparativa di Merkel e Johnson. Do un appuntamento a chi ci ha seguito questa sera perché lunedì prossimo, lunedì 29, sempre alle 21, qui sulle pagine del Circolo, parleremo di Donald Trump e Xi Jinping, Stati Uniti e Cina, insieme a Lucia Annunziata e Giada Messetti. Grazie ancora a tutti voi e grazie al Circolo di Milano per Grazie avermi invitato. Buon proseguimento di serata a tutti. a voi. Grazie. Ciao, grazie.